Sono Mattia Bellini, nato a Padova e diciamo il rugby fa parte un po' della tradizione della mia famiglia. E il modo in cui mi sono avvicinato è grazie a mio nonno, che è stato un grande sostenitore del Petrarca Rugby e a sua volta ha influenzato in maniera importante mio padre, che all'età di 5 anni mi ha portato a calcare i campi della Guizza, e da quel giorno diciamo è stato amore a prima vista, come si dice, e da lì insomma poi ho fatto tutta l'altra fila delle giovanili col Petrarca fino ad arrivare in prima squadra. In Veneto in generale, ma nelle piazze come appunto Padova, Rovigo e Treviso, è vissuto in maniera speciale, infatti dalla passione con cui è vissuto può essere paragonato quasi al calcio, e la cosa che mi ha sempre fatto un grosso piacere è quando poi incominci a vestire le maglie più prestigiose, quelle della prima squadra, appunto delle varie società, è che viene riconosciuto, quindi insomma incominci ad avere anche un peso all'interno della società sportiva abbastanza importante, e questo insomma è anche un po' il fatto che mi ha fatto continuare, che mi ha fatto arrivare fino a qua. Sì, io ho vestito solo due maglie per quanto riguarda i club, quella del Petrarca e quella delle Zebre, diciamo per un modo mio di essere, di pensare. In Italia difficilmente riuscirei a vestire altre maglie, quindi per quanto sono stato attaccato al Petrarca e quanto mi ha dato come formazione di giocatore e di persona, le Zebre anche loro mi hanno preso che ero ancora un ragazzino, e adesso mi sta portando alla formazione di un adulto. Sia in nazionale o col club, diciamo la costanza del lavoro, della dedizione, che sia durante la settimana e durante le partite, diciamo è il segreto per poi cercare di confermarsi partita dopo partita, e questo penso sia e deve essere un po' l'obiettivo di chiunque faccia questo sport a questo livello. Scendere in campo a livello internazionale, che vuol dire al massimo livello al mondo del nostro sport, è un tipo di orgoglio e anche uno stimolo per lavorare sulla costanza, come ho detto precedentemente, e quindi affrontare squadre come Australia, Sudafrica, ma le stesse partecipanti a 6 Nazioni, è una cosa incredibile che sogni da quando sei ragazzino. E un avversario che mi ha impressionato particolarmente l'ho affrontato con le Zebre, qua giocava ad Ulster, e suo nome è Roman Pienaar, che era il numero 9 con cui ha giocato in Sudafrica e poi ha fatto la storia anche del club irlandese Ulster. Il rugby in sé è cambiato molto, e questo anche nell'interpretazione dei vari ruoli, non penso semplicemente solo l'ala, ma dal pilone fino ad arrivare all'estremo è cambiato un po' come si svolgono appunto questi ruoli. Personalmente l'ala io ho sempre cercato di interpretarla non come un ruolo fisso, ma come un modo per esprimermi e quindi di riuscire a poter fare qualsiasi cosa in campo che mi sia richiesto, e questo non vuol dire fare solo un compito, ma anche quello che poi può essere interpretato come un compito del centro o di un estremo. Meta che ho fatto con le Zebre diciamo ha un sapore, ne avrei un paio da ricordare, ma quella che mi ricordo con più emozione è forse quella appunto contro Ulster nel 2017, che è stato un po' il riprendere un percorso che avevo un po' perso, dovuto soprattutto all'infortunio del crociato.
Quella è stata l'ultima meta che ho fatto di 4 consecutive, che è stato un po' il mio periodo che considero di rinascita come giocatore.